Che tempi, che tempi. Ma che c'ho, il cellulare acceso a far video? Maiale, figura di merda. Porca puttana, oh, li stavo registrando. Sapete perché cantavo sha-la-la-la? Usura, datura, infinity. Stavo ascoltando i dischi, poi chissà che c'è. Più tardi forbito, invece mi ho già cliccato, maremma. Comunque, vamos. Che opinione. Mamma mia, che disco. Festival Bar 1995. Ma vi rendete conto? C'è la gente, se andate a vedere il video, che loro della datura, sono vestiti di giallo e di rosso, fanno finta di suonare, sembrano schizofrenici. Andatela a vedere, perché vi lascio il link, comunque almeno un attacco. Andatela a vedere perché merita, e vedrete, amici, quando la musica era musica, cioè musica. La gente si strappava i capelli, cioè si strappava letteralmente i capelli. Destination Infinity. Infinity. Esaltati tutti su, dai, che ti do! Tutti fuati, saltavano, non si vedeva. Però quando c'era Max Pezzali, Grignani con quelle canzoncine un po' comicerecce, allora uno con l'accendino. Come si stava bene senza cellulari, senza action cam, non c'era un'emerita sega. Quindi, ma si potrà tornare indietro nel tempo. Ora sento Doc se mi presta la DeLorean. Eh sì, io sono dell'82, quindi gli anni 80 l'ho presi, ma crescendo comunque. Quando mi sono affacciata agli anni 2000 ho iniziato ad apprezzare tantissimo gli anni 80, al di là dei cartoni animati, e quelli ci si ricordano tutti, no? Cioè, voglio dire, non è che c'è bisogno di star lì, quello, quell'altro. Però, se potessi tornare indietro, per tante cose, perché no, noi, classe, to. Inizio 80, fine 70, si è preso, cioè, anche quelli prima, però si è goduto tanto, perché si arrivava dall'ondata degli anni 80, si è già catapultato nei 90, si iniziava a vedere un po' il cambio, la musica, tutta una serie di cose. Poi siamo affacciati agli anni 2000, poi è finito tutto. Ora non sto a dire, cioè, per me tra il 2005 e il 2006 è finito. Poi non mi voglio addentrare tanto nell'argomento, perché io probabilmente la penso in maniera diversa da voi, quindi non voglio tirar fuori un macello, un caos totale, per niente. Però sarebbe bello poter tornare indietro. Ma il martedì d'estate, il martedì cosa c'era? Cosa c'era? Festival Bar e Notte Horror. Film faceva care proprio veramente brutti che non si potevano guardare, però era un, cioè, era un classico, era veramente un classico, è rimasto nella storia il martedì d'estate. Ora fanno Wind Music Festival, no, che è quello che ci vanno a cantare tutti, che c'è anche Gabry Ponte che fa finta di suonare, cioè, ma un uomo è te. Ma ha bisogno di far finta di suonare, cioè, di Dio, non ha niente a che vedere con il nostro Festival Bar, cioè, siamo lontani anni luce, anche perché, detto tra noi, le canzoni di ora fanno abbastanza cagare, capisci a me, perché dove vuoi andare, c'è cioè, pochissime che si salvano, molte poche, e poi sono tutte mince, insomma. Tutti con l'autotune e tutte le volte, sempre. Se tu prendi
Fedez, Sfera Ebbasta, pochi c'è. Ma tranne Achille Lauro che è nel suo mondo, insomma, tutti questi qui. Se non conosci la canzone, ne sbagli uno per un altro, perché cantano tutti uguali, fanno cioè fanno cagare. Scusate il mio sfogo. Comunque, il tema di oggi è: si potrà tornare negli anni 90/80? Si potrà o non si potrà? Questo è il dubbio amletico. Eh sì, amici. Voglio fare un saluto da un trabiccolino che c'ho qui. Vediamo un questo mi mancava, eh. Vabbè. Ce n'ho qualcuno qui, insomma, cose. E niente. Fermi lì. Quindi, amici. Ah, l'ultima cosa e poi chiudo. Parlo sempre di musica, eh. Poi al limite giocattoli, roba così si vedrà. Comunque, da qualche parte nei primi video che ho fatto c'è delle recensioni delle sorprese Kinder, Ghostbusters, Filmation, Voltron, grandissimo cartone animato, grande giocattolo. Siamo passati dal vinile in analogico, ok? Che quando, ora se sono sporchi i dischi sono sporchi, ma se uno li pulisce e mette la puntina all'inizio del disco, ok? E senti il frigolio, il friggio, per me è nostalgia, è veramente nostalgia. Poi parte, ogni tanto salta, perché giustamente i dischi non è che li ho comprati ieri. Siamo passati da qui. Vabbè, in parallelo c'era le assettine, però insomma. Da qui al CD e siamo già andati in digitale e la qualità è più pulita. È pulita rispetto al vinile, però è più magra, è più secca. Poi all'MP3, cioè all'MP3. Ci rendiamo conto, all'MP3. Che una canzone è 4 megabyte. In MP3, in WAV o quando la registri, 44, 50, non mi ricordo neanche quanto di preciso, perché non mi sono preparato, però per dire, sono secche, 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 gli manca tutto. Passato anche l'MP3, perché è passato anche lì, ma c'è la musica scaricabile da iTunes, da cose di Spotify, sono comodi, per carità, nessuno lo mette in dubbio, perché se te tu volessi ascoltare macchina le canzoni anni 90, che ti porti il giradischi dietro su CD, più di tanto non c'entrano, poi le macchine fanno ora non ce l'hanno più CD, quindi sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Quindi amici, come dicevano i Paps and Sky DJ Matrix, voglio tornare negli anni 90. La disco un bolle la gente che canta. Comunque, rende. Amigos, si vedemo. Ma che cazzo sto a dire? Ma che cazzo Dio? Cioè, ma che Dio? Amigos, insomma, amici, il vlog di oggi termina qui. Con la nostalgia dei nostri anni, ci vediamo domani. Ah, mi raccomando, andate a vedere il video di ieri, perché ci sono delle grosse novità, delle grandi novità. Chiamatele come vi pare, ma andatele a vedere, ascoltate bene e osservate bene. Non ho detto niente. Ah, questa è la postazione del mio barrettino, che quando si organizzerà una cena piazzo vari punti di ripresa e si fa Ermicane. Ma che fai? Ma cosa fai?
niente, aveva ribaltato una bottiglia c'è sotto. Comunque si fa un po' di assimiliato, qualche ripresina. Detto questo, non mi voglio dilungare perché siamo a 10 minuti circa di video che ho fatto di coglioni così. Non guardare le mani, guardare i bracci. E ci vediamo domani. Iscrivetevi se vi va. Spero di sì. Mettete mi piace, commentate, condividete, fate un po' quello che vi pare. Amici, ci vediamo domani. Buona!